euroregione.news. Snow Rugby Tarvisio. Lo Snow Rugby, come il Beach Rugby, sono stati inventati in Friuli e da qui hanno esteso la loro popolarità oltre i confini regionali. Siamo ormai giunti all'undicesima edizione della versione di questo gioco studiata per il campo di neve e dal 13 al 14 gennaio a Tarvisio ben 40 squadre si affronteranno in un torneo internazionale che riesce a sintetizzare agonismo e puro divertimento sia per i giocatori che per il pubblico. Questo evento, che apre la serie di iniziative sportive della località, è stato presentato a Udine nella sede della regione Friuli Venezia Giulia. Il vicepresidente della giunta, nonché assessore regionale allo sport, Mario Anzi, ha rimarcato il sostegno più che convinto a questo evento e a questa variante del rugby, perché è capace di generare un sano divertimento e soprattutto fornisce una delle risposte ad una società contemporanea in cui è sempre più elevato il rischio che i ragazzi smarriscano la gioia del giocare insieme negli spazi aperti, che ha sempre caratterizzato l'umanità, ha detto Anzi. Un gioco giocare insieme sostituito definitivamente da quello individuale fatto con gli strumenti informatici in totale solitudine. Per Anzil una nuova formula per un rugby inclusivo e in linea con le esigenze del presente e del futuro, che è conquistare il pubblico per la sua rapidità e la sua spettacolarità. La regione sostiene questa manifestazione dello Snow Rugby a Tarvisio con grande convinzione, perché da una parte aumenta la offerta anche turistica della nostra regione, ma dall'altra parte interpreta perfettamente quella che è la nostra visione dello sport del futuro, che sarà certamente agonismo e competizione, ma anche un sano divertimento. È una competizione dove il divertimento è per chi lo pratica, ma anche per chi lo assiste, grazie alla rapidità con cui il gioco si svolge. Quindi complimenti a chi 10 anni fa ha immaginato questa nuova manifestazione, questa nuova disciplina, e un appello è a venire a visitare in questi 2 giorni a Tarvisio e a guardare alcune di queste partite e anche le montagne che ci stanno intorno. Il torneo organizzato dall'associazione Alp Rugby Tarvisio, con la preziosa collaborazione di una 50ina di volontari che il presidente del sodalizio sportivo Alberto Stentardo, ideatore dello Snow Rugby, ha voluto ringraziare. Il torneo, partito 13 anni fa con 6 squadre tutte italiane, oggi vanta formazioni provenienti per il 50% dall'Italia, da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Marche, Emilia Romagna, Piemonte e Trentino. Per l'altra metà le squadre provengono da Austria, Germania, Ungheria, Iran, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Croazia. Assenti purtroppo 2 squadre russe per i motivi a tutti noi noti. Il 35% delle squadre, altro dato importante, sono femminili. Siamo alla 11ª edizione giocata, 13ª sarebbe stata senza la pandemia. Abbiamo 4 categorie, under 14, maschile, femminile e old. Molte le squadre femminili, a me fa molto piacere anche perché io ho allenato per anni una squadra femminile. Sabato, no? Mi pare a partire da? A partire circa dalle 9:30 di mattina inizierà il torneo. Il tendone riscaldato, dove faremo concerti e feste, aprirà già il venerdì sera. Sabato durante il giorno, tutto il giorno di gioco, dalle 9 di mattina fino a circa le 16, la sera di nuovo concerti DJ, e domenica andiamo a fare la fase finale con le premiazioni circa verso le 16:30. Il rugby è uno sport molto aggregativo, no? Al di là del poi darsele di santa ragione in campo, sempre con sportività ovviamente, c'è anche l'elemento di questo sport che aggrega molto a livello di amicizia profonda, giusto? Certo, una cosa che a me è sempre colpito da quando ho iniziato a giocare a rugby è che in campo, come ha detto lei, te le dai di santa ragione, comunque il rugby è uno sport di combattimento, finito l'arbitro ha fischiato la fine della partita e là rimane sul campo tutto, si esce tutti quanti, si va a mangiare, a bere tutti quanti insieme, si è tutti amici, non, le cose che succedono sul campo rimangono sul campo e nessuno dice niente dopo. Possiamo dire che il rugby aiuta ad elaborare il rancore, cioè anzi ad eliminarlo. Ad eliminarlo, giusto. Di emozioni e valori legati al rugby che si evidenziano nel cosiddetto terzo tempo, quando si lasciano da parte le sportive ostilità, ha parlato l'assessore allo sport del comune di Tarvisio, Mauro Zamolo, soffermandosi anche sulla collaborazione tra le associazioni presenti sul territorio, che permette una maggiore ottimizzazione delle risorse messe a disposizione. Il vicepresidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Stefano Mazzolini, sia a proposito del rugby che di tante altre attività, ha ricordato che la neve non si vive solamente sullo sci,
sci, questo torneo in particolare, per il richiamo che produce in termini di affluenza collegata e di curiosi, rientra tra i grandi eventi del turismo e dello sport. Unico rammarico, l'assenza delle squadre russe, pensando che proprio lo sport, come anche la musica e la cultura, dovrebbero essere motivo di partecipazione al di là dei conflitti, lasciando a questi canali una chance affinché il dialogo non venga completamente interrotto. Il torneo Snow Rugby Tarvisio sarà seguito in diretta televisiva sul canale 77 del digitale terrestre di Media 24 TV, mentre il terzo tempo avrà la collaborazione di Viva Radio.